Gaspari, sicuramente la vostra reazione dopo le decisioni di Grasso? La reazione è di indignazione. Oggi il presidente Grasso ha riunito il Consiglio di Presidenza del Senato, che è l'organo di vertice di questa istituzione così importante. A maggioranza l'orientamento che è emerso è stato di contrarietà alla Costituzione in giudizio del Senato. Non ci sono precedenti in nessuna vicenda politica di questo tipo o di altro genere. Il presidente Grasso, io l'ho anche ringraziato perché ha deferito questa questione al Consiglio di Presidenza, pur potendo decidere lui. Poteva non essere vincolato, ma si è espressa una maggioranza. Calpestare questa maggioranza è un atteggiamento scorretto istituzionalmente, lesivo dei rapporti istituzionali, politici e anche personali all'interno del Senato. Che venga questo atto di prepotenza, di soverchieria nei confronti di colleghi e dell'organo di vertice del Senato, realizzato da un Presidente del Senato che ha svolto funzioni delicatissime nella vita del Paese, è ancora di più ragione di amarezza e di sconcerto. Perché si fa una riunione? Perché si ascoltano dei pareri? Perché si registra una maggioranza che dice no a quella scelta e poi si va in senso contrario? Avrebbe avuto più dignità se avesse fatto una scelta personale, non sentendo questo organismo, l'avremmo forse criticata, ma sentirlo, registrare una maggioranza e calpestarla è un atteggiamento lesivo della democrazia. Richiamo l'attenzione del Presidente della Repubblica, che è stato anche Presidente della Camera, perché questo è uno sconcio gravissimo ed un atto al quale noi dovremo, in termini democratici, istituzionali, politici, non siamo grillini, dare risposte adeguate nelle istituzioni, con le regole delle istituzioni, non certamente con altre modalità che non ci appartengono, ma è un atto di teppismo parlamentare. Io ne ho avuto rispetto personale, oggi lui non ha avuto rispetto personale e istituzionale nei confronti del Senato. È un atto gravissimo e ripeto, con le regole del Senato e della politica bisognerà evidenziare questo vulnus, che denuncio anche di fronte al Capo dello Stato, al quale esprimerò la mia valutazione, che del resto però non è un fatto privato, perché quello che è avvenuto oggi non ha precedenti nella vita democratica del Paese. Si bara con le istituzioni. E quindi, francamente, De Gregorio al confronto di questi fatti, e non lo è, sembra un signore. Teppismo istituzionale, sì. Dice lei, ma Forza Italia cosa chiederà in concreto al Presidente Grasso? Dimissioni? No, guardi, questo io non sono così presuntuoso da decidere da solo, io sono anche vicepresidente del Senato, mi sono comportato correttamente e oggi nella riunione, è riportata anche sulle agenzie, l'ho detto in pubblico, avevo ringraziato il Presidente del Senato per questo atteggiamento. Ora, in democrazia, un organo che il Consiglio di Presidenza 10-8 si pronuncia in un certo modo, con motivazioni giuridiche, con personalità di diversa estrazione, la senatrice Lanzillotta si è pronunciata con la Costituzione in giudizio, persona che aveva ad esempio sulla questione del voto segreto espresso un orientamento diverso, quindi non era un dato politico ma era una riflessione di carattere giuridico, è lui che ha leso un rapporto anche di realtà con le persone, perché non si fa una riunione di un organismo del genere e poi se ne disattendono le prevalenti indicazioni. Non sono così presuntuoso di dire cosa deve fare, si deve reagire nelle istituzioni con le regole delle istituzioni, ma se una persona ha violato una consultazione democratica di un organo di vertice è una persona inaffidabile, inattendibile, questa è la verità vera, insomma. Tra l'altro poteva dire ho deciso questa cosa e comunicarcela, avremmo contestato democraticamente questa, non si può fare così. Se uno facesse con un bambino una cosa del genere, insomma, verrebbe messo all'indice. Come rispondere lo valuteremo nel partito, nel gruppo parlamentare, non è una valutazione personale. Io come personalità politica, come persona, come Presidente del Senato, mi sento tradito ed esprimerò al Presidente della Repubblica la vergogna che si è verificata.